capostipite del secolo d'oro della canzone napoletana, il secolo che va da metà dell'Ottocento a metà del Novecento, nel quale furono prodotte migliaia di canzoni napoletane, e di certo Salvatore Di Giacomo, insieme a tre altri grandi alfieri della canzone napoletana, che erano Libero Bovio, Ernesto Murolo e Dea Mario. Ma Di Giacomo era saggista, commediografo, romanziere, poeta soprattutto, uno dei più grandi esponenti della cultura partenopea. Ma sapete che Di Giacomo era destinato a una carriera in realtà di medico? Il padre aveva voluto iscriverlo alla facoltà di medicina, e dopo tre anni noi dobbiamo ringraziare forse un bidello della facoltà di medicina che si chiamava Setaccio. Sapete perché? Perché dopo un intervento operatorio con asportazione di organi, il suo Setaccio teneva una bacinella sulle spalle, inciampa in un gradino, si fa cadere tutti gli organi cadono a terra. Lui viene preso da un tale moto di repulsione che decide di lasciare la facoltà, e quindi forse dobbiamo ringraziare Setaccio se abbiamo avuto uno dei più grandi autori e poeti napoletani. La prima canzone che darà un successo enorme al Di Giacomo e una popolarità infinita sarà la canzone del 1886, Mare Chiaro. Quando spunta la luna in mare chiaro, pure li biscian già fanno l'amore. Sarà vuota dall'onna dal mare, va la priezza cagnana colore. Quando spunta la luna in mare chiaro. Questa canzone in realtà fu musicata da Francesco Paolo Tosti, ma mica era facile musicare le poesie di Giacomo, al prezzo simbolico di una sterlina d'oro, pensate un po'. Beh, si racconta in realtà, però c'è un aneddoto, che Salvatore Di Giacomo compose i versi di Mare Chiaro senza in realtà esserci mai stato a Mare Chiaro. Sì, perché ci sono dei luoghi che fanno parte del mito. Intorno a Napoli ci sono luoghi in quantità talmente belli che noi crediamo di conoscerli magari non ci siamo mai andati. Uno di questi è Mare Chiaro. Nel 1959, racconto un aneddoto, Sophia Loren girò un film con Clark Gable, lo ricordate, a Capri, la baia di Napoli, quello col bambino. Bene, nella conferenza stampa a Roma lei disse: ah, sono contenta di fare un film a Capri, perché a Capri non ci sono mai stata. Ora, naturalmente nessuno ci credette dei giornalisti, ma noi napoletani ci credemmo. Intervenne subito dopo Domenico Rea, un altro grande scrittore, il quale disse: pure io non sono mai stato a Capri. E così lui, insieme alla Loren, si racconta, andranno finalmente in visita a Capri. Quanti di noi non sono mai stati a Mare Chiaro? Quanti di noi non sono mai stati sulla sommità del Vesuvio? Un luogo che attrae visitatori e turisti da ogni angolo del mondo. E così anche Salvatore Di Giacomo scrive i meravigliosi versi di Mare Chiaro senza in realtà esserci mai stato. Scrive di Carolina, del garofano, del vaso che c'era lì su una fanestella di Mare Chiaro, senza mai esserci stato, forse qui a un tavolino di caffè. Chi dice che all'istella son lucenta, non sa lo socchio che tu tieni a fronte. Sì, è così, è così, è così. Beh, dovete sapere una cosa però. Intanto, a Mare Chiaro, a fine Ottocento, sull'onda del successo della canzone anche, era nato un ristorantino proprio in prossimità della Finestrella, e questo ristoratore straordinario a ogni avventore che si avvicinava al ristorante raccontava: dovete sapere, qua è venuto Maestro Di Giacomo, si è innamorata la fanestella, lo vaso, lo garofana e Carolina, che era combinazione il nome della moglie, e a tutti raccontava sta storia. E allora a fine Ottocento accadde che finalmente Salvatore Di Giacomo, insieme ad alcuni amici dell'acquario della stazione zoologica Dorn di Napoli, prendono una barca e decidono di andare finalmente a Mare Chiaro. Beh, arrivano a Mare Chiaro, lui si incanta finalmente, vede il ristorante alla fanestella, s'assetta, e a questo punto si avvicina il proprietario, il quale appunto, non riconoscendolo, gli racconta: qua dovete sapere che è venuto Maestro Di Giacomo, si è innamorato, si è guardato o garofano, si è ispirato a scrivere la canzone più bella del secolo. Ah, lui lo guarda e dice: ah, veramente
E dovete sapere che io sono Salvatore Di Giacomo e qua non ci sono mai stato. E questa è una storia meravigliosa. A distanza di oltre un secolo, Mare Chiaro, Mare Planum è ancora là. A proposito, da quanto tempo non ci andiamo a Mare Chiaro? Ed è ancora lì il ristorante Afanastelle Mare Chiaro, che si occupa di custodire da oltre un secolo la memoria storica della fanastrella, del vaso, del garofano e la memoria di una delle più belle canzoni della storia. Scetata carulica all'aria e dolce, quando mai tanto tempo già aspettata, t'accompagna li suona con la voce, stasera una chitarra già portata, a Mare Chiaro già sta una fanestra.